la squadra quasi in tempo completo. La difficoltà di questa trasferta è logistica, tecnica o quanto, ambientale? Qual è il pericolo maggiore che si va incontro? Il pericolo maggiore è quello di sottovalutare la partita, ma non credo, perché siamo tutti consapevoli che squadre andremo ad affrontare, una squadra che sta attraversando un periodo di difficoltà e non gli dobbiamo dare l'opportunità di poter reagire. Affrontiamo una squadra ferita, però con la voglia di fare bene, rispettiamo l'avversario, però noi dobbiamo fare il nostro percorso e in questa partita difficile dobbiamo solo cercare di fare risultati. La squalifica dell'allenatore è un problema? Questo non so, di sicuro con un tecnico in panchina ci potrebbe essere più attenzione, però non credo, perché ho una squadra di ragazzi intelligenti, si metteranno a disposizione di innocenti ed eseguiranno gli ordini che gli saranno dati dalla panchina. Sensazioni positive dal lavoro settimanale? No, abbiamo lavorato bene, ci siamo preparati bene, ora dobbiamo solo mettere in pratica quello che si è fatto. Di sicuro rispetto alla partita col Gubbio sarà una partita più divertente, perché affronteremo una squadra che vorrà fare la partita, rispetto al Gubbio che abbiamo affrontato una squadra che aspettava e lanciava lungo. Sempre la stessa domanda più o meno su Giolinco, si è detto del bel tempo, potrebbe essere quella l'occasione, se ha ammesso che abbia lavorato bene in settimana. Ma lui sta lavorando bene, potrebbe anche essere arrivato il suo momento, il suo periodo, però non bisogna parlare di singoli o non, chi sta bene, chi merita durante la settimana verrà chiamato in causa per dare il massimo per il Pisa. Noi siamo un gruppo di ragazzi eccezionale dove si lavora bene, lavorano tutti per lo stesso obiettivo, poi chi scende in campo dà il massimo, chi non sarà chiamato in campo verrà richiamato nell'altra successiva. Però ho visto i ragazzi bene, li ho visti tutti bene, quindi fare delle scelte, sono scelte difficili, però sono chiamato apposta. Comunque ormai questa la squadra ora con l'assetto ormai collaudato di tutte le partite, un volto ce l'ha, a mirare dei correttivi che possono essere messi anche nel corso della stessa partita. Questo è già un punto di partenza, mi sembra importante. Beh, questo è normale, abbiamo trovato un'ossatura e in questa ossatura ci sono quattro posti che girano. Gli altri posti bene o male sono tutti occupati da chi mi dà delle garanzie. Gli altri gireranno attorno, poi è normale, se uno sta bene si prende un pezzo dell'ossatura e si cambia. C'è un giocatore o più giocatori dell'Ascoli che se potesse li leverebbe dal campo? Ma guarda, come ho già detto, rispettiamo l'avversario, ma io mi preoccupo solo dei miei. Se i miei fanno una partita da Pisa non avremo problemi. Se giochiamo rilassati e non concentrati, senza avere l'umiltà che abbiamo avuto in questo periodo, si soffrirà e si rischierà. Se giochiamo con l'umiltà giusta, siamo una squadra che può fare risultato con chiunque. Gli uomini che maggiormente hanno fatto bene sotto la tua gestione mi sembra siano quelli un po' più di esperienza, ritrovati Cia, lo stesso Napoli, Arma che è tornato al gol, è una casualità oppure dipende proprio dal valore dei giocatori? Questo se è una casualità non lo so, di sicuro li metto nelle condizioni di poter rendere al meglio, cerco sempre di mettermi io a disposizione loro per cercare di farli rendere ognuno nei propri ruoli. Quindi se uno viene sfruttato per quello che sa fare, rende al 100%, se uno lo sfrutta
in una zona dove non è abituata, è normale che rende al 50. Io cerco di sfruttare ognuno di loro al massimo, per cercare di raccogliere il massimo. Ti provo a vedere le gol da Liga che sono stati a Ascoli in settimana, hanno detto qualcosa sul terreno di gioco, se in buone condizioni, no? Ma di questo non chiedo neanche, perché come per noi e per loro, normale, se uno mi dice che andiamo a giocare su un campo come quello che ho visto io nelle immagini, nelle partite come Pagani o Nocera, posso dire lì si può trovare difficoltà, ma le difficoltà erano sul fatto, come a Pisa, dell'acqua. Ho fatto tanta acqua, è normale che il campo sia brutto, però non credo che ad Ascoli il campo sia brutto. Ad Ascoli credo che troveremo un campo buono e la partita ce la giocheremo alla pari. Sarebbe da vincere, diciamo, le cose con Camari, con noi giochiamo sempre per vincere. Poi è normale, ci sono anche gli avversari che ti possono mettere in difficoltà, però noi con chiunque scenderemo sempre in campo per vincere. Poi a fine partite chi è più bravo porterà a casa il risultato. Se è più bravo l'avversario gli faremo i complimenti e si riparte subito dal martedì in poi per l'altra sfida. Però prima di lasciare qualcosa per strada dobbiamo non sudare, ma più di una sudata, per far vedere che siamo una squadra che prima di lasciare qualcosa abbiamo dato l'anima. Quello è l'obiettivo del Pisa. Forse riflessione da tardi su Ascoli, diciamo, rispetto alla partita con l'Ascoli, due cose ti voglio chiedere. Uno, sembra che ci sarà una bella cornice, tanta gente, tanto entusiasmo. La cosa ti preoccupa è più una preoccupazione o uno stimolo per un giocatore e per una squadra? Beh, per una squadra quando c'è pubblico è uno stimolo, ma sia per noi che per loro. Noi dobbiamo essere bravi a non fare reagire una squadra un po' ferita. Noi dobbiamo essere bravi a far vedere che siamo una squadra tosta e concreta, come abbiamo fatto nell'ultimo periodo. Quello deve essere l'approccio alla partita. Dal punto di vista più squisitamente, diciamo, tecnico-tattico, che partita ti aspetti? Rispetto alla partita con Gubbio sarà una partita diversa, sarà una partita bella, perché si affrontano due squadre che vorranno giocare entrambe, anche se l'Ascoli arriva da risultati negativi, però la partita se la gioca a viso aperto, quindi sarà una partita bella. È normale, quando si incontra squadre come quella di domenica, come il Gubbio, come la Paganese, o queste squadre che si mettono tutti là dietro e aspettano solo di giocare palla lunga, è difficile poter giocare o creare tante occasioni da gol. Noi siamo stati bravi a sfruttare il calcio di rigore, a gestire la partita con Gubbio. E io la partita l'ho rivista e Gubbio, praticamente tranne un colpo di testa che è andato fuori, non ci ha mai tirato nel loro specchio della porta. Nonostante che eravamo in più, ci hanno messo anche in difficoltà nella gestione della partita, gli ultimi 10-15 minuti. Dal punto di vista fisico è stata una settimana un po' travagliata, il bilancio a venerdì, cioè Raffa Basuli, Martella, Crescenzi. Beh, cioè, come ho detto prima, ci abbiamo fuori Favasuli e Crescenzi. La squadra ha lavorato bene, quindi credo che rispetto alle altre settimane abbiamo avuto sempre elementi con febbre e altra roba, questa settimana non l'abbiamo avuto, quindi la squadra fisicamente ha lavorato bene e domenica starà bene. Una cosa, sempre detto, i trequartisti, diciamo, un loro momento arriverà quando ci saranno i campi buoni e ad Ascoli, diciamo, il campo dovrebbe essere buono, però nel frattempo è trovato un assetto che almeno finora ti sta dando delle garanzie abbastanza importanti. Per cui ti domando, potrebbe esserci, stai pensando anche a qualche cambiamento, oppure il fatto che l'assetto sta rispondendo?
No, ma io penso a varie situazioni, già la domanda me l'avevano fatta prima per quanto riguarda il trequartista. Come ho già detto, Giovinco e Bollini in settimana si sono allenati benissimo. Ora c'è solo da valutare, avere il tempo per poterli piano piano inserire uno dei due, perché la squadra sta girando bene, quelli che stanno giocando stanno facendo bene, finché la squadra va bene è giusto dare conferma a loro, è normale, poi arriverà il momento che dovranno riposare e ci saranno i cambi, però se a me durante la settimana mi fanno vedere che stanno bene non ho difficoltà a cambiare qualcuno. Grazie.